da 900. Oh mio Dio. Oh, allora, fortissime, fortissime. Allora, facciamo un discorsetto io e te. Ok. Squirtle più lui. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go. Oggi siamo al mare, finalmente ce l'abbiamo fatta. Non so se lo si vede. Non lo so, provo a far vedere un pochettino tutto quello che c'è. Siamo nella passeggiata, ovviamente, che esatto. C'è perché non è il caso di andare in spiaggia in mezzo alle persone che prendono il sale. E siamo in giro. Penso che ci attiveremo un aroma, giusto? L'ho appena attivato. Bravissima, l'hai già fatto senza dirmi nulla. Credo. Così vediamo se almeno qua al mare riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Per ora ho visto soltanto che è pieno zeppo. Cioè, sì, tutti sì, i comuni, sì. Però, ragazzi, è pienissimo, quindi davvero spero che qualcosa di carino ne esca fuori. Speriamo. Per ora nelle vicinanze non promette nulla di buono, perché sono tutte cose che abbiamo già trovato 2 miliardi di volte. Lo so, però in tantissimi ci hanno detto che il poeta è davvero fantastico per farmare Pokémon rari, Pokémon fighi. Quindi almeno un tentativo si fa e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Esattamente. Insomma. Abbiamo trovato un Nidoran da 34. Insomma, guarda. Un Nidorino. Oh, mica 714 male. Pure forte, dai, mica okay, male, okay, okay. Mica male mica e contate male. Che abbiamo già preso anche, come si chiama? Aiutami, Nidorina. Okay, sempre okay. Da 680, poco prima sì. Di iniziare. È pure un Clefairy di Nidorini. È vero. Pienissima. Sempre la zona dei Nidorini, sì, sì, anche sì, se io sì. Spero di trovare Blastoise o, come si chiama, l'evoluzione di Magikarp? Gyarados. Lo so che non c'entra nulla, ma abbiamo trovato Charmander. Come? Siamo al mare e troviamo Charmander. Sì, lo so, però io comunque l'ho preso sempre. Comunque stai dicendo che vuoi trovare Blastoise, cioè se sei andato proprio leggero, cioè proprio qualcosa di sobrio, insomma. Beh, comunque scusami, perlomeno da quello che ci hanno detto, okay. In questa zona, soprattutto la zona del D'Aquila, che adesso ci arriviamo, si possono trovare Dratini, okay. Dragonair. Ok. Poi alcuni hanno trovato anche altre evoluzioni fighissime, quindi io sinceramente spero che si possa trovare qualcosa di decente. Il fatto è che credo, non so quanti chilometri sia lungo il poetto, però... Sì, sì ciao. Stiamo registrando. Anche noi stiamo cercando Pokémon, stiamo registrando. Stiamo prendendo Charmander in questo momento. Certo, vieni. Ok, il Charmander l'abbiamo catturato mentre parlavamo con un consolino che ci ha fermato. Ci ha fermato su un consolino, ma pensate! E ci ha detto, comunque, ci ha confermato che più avanti anche lui ha trovato esatto. Dratini, come stavo dicendo infatti poco fa, quindi vedi che in quella zona sicuramente lo troveremo, lo spero perlomeno, però almeno... Posso dire una cosa? Internet non disponibile. Come? Sì, in questo momento. Come internet? Infatti non mi fa catturare Mankey. Ma perché? Perché ci succedono queste cose? Perché ci succedono queste cose? Non ci credo, ti prego, riprenditi. Ti prego. Oh mio Dio. Non si riprende. Allora, abbiamo urlato a dovere come dei pazzi da soli. Allora, sono rientrato. Ed è aperto un Flareon. Da 900. Oh mio Dio. Oh, allora. Fortissime. Allora, facciamo un discorsetto io e te. Ok. Siamo al mare. Sì. C'è caldo. Hai caldo anche tu perché sei un Pokémon di fuoco. Esatto. Quindi, cioè... Vieni dentro la Pokéball che c'è l'aria condizionata. Esatto, c'è freschissimo lì. Uno. Sta bene. Due. Dai, è andato? Sì. Perfetto. Bello. Questo non l'avevamo, vero? Perché noi sì, non invece... l'avevamo mai... Ce l'avevi già? L'avevo trovato il primo giorno di Pokémon Go, però da 50 di potenza. Non mi ricordavo, vabbè, questo è fortissimo, va bene. Fuoco bomba, braciere, ma ok. Sì. Comunque siamo al D'Aquila, la zona dove sono detto che si trovano anche sì. Pokémon più fighi, quindi Bonita. Speriamo di trovarne altri, tutti di fuoco. Sì, io non va so, bene. Non so perché. Non so perché comunque... Forse perché c'è caldo. Come sempre si flippa il telefono di Ferenichi con la cosa internet e quindi sto riusando il mio. Spero che non finisca la memoria perché nel caso si blocca la registrazione all'improvviso. Speriamo di no. Cioè, è lontanissimo questo Ponita. Non riesco... Non si vuole far catturare. Che ti Poi dire? Ho due telefoni in mano per registrare meglio l'audio e quindi... Stai facendo devo usare la telecronaca di tutto quello che usiamo per registrare, della comodità sì, con cui noi registriamo capire. Con questo caldo. La lascio qua Ponita, okay, dai, sinceramente okay. Ne abbiamo tantissimi, abbiamo 2000 rapida. Li troviamo sempre vicino a casa, dai. Esatto. Cioè, non... Allora, vicinanze, Magikarp, Orsi, Squirtle e Poliwag. Da. Spero di averli detti giusti. Così, io cioè oggi voglio sì? Trovare qualcosa di realmente figo. Tipo allora, un Dragonair, ascoltami. Un Charmander magari non è neanche niente di che, ma Flareon lo so che proprio qua non te lo aspetti, però è una bella cattura. Ma io voglio dei Pokémon d'acqua però, dei Pokémon d'acqua fighi. Cioè, siamo qui, siamo venuti al mare. Se noi camminassimo caldo. Più veloci, sfrutteremmo meglio l'aroma.
E dalla Roma potremmo trovare qualcosa. Guarda, ti avevo detto, se mettiamo il passamo oggi non credo che sia possibile, perché... Dai, su, 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 su. In pieno agosto credo sia impossibile. Che ci stia alla fine della strada, tutto in fondo, falla vedere mentre quanto è lungo, perché sembrano sì, i deserti che sì. Tu vedi ma non vedi una fine. No, no, vabbè, ho visto questa passeggiata, è grandissima la spiaggia, quindi... Esattamente. Non la finiremo neanche tutta, ovviamente, perché... Che bello, un altro ponita. Tantissimi chilometri. Vabbè. Non male. Prova a prenderlo questa volta. Cerco di apprezzare quello che troviamo, anche okay. Se non abbiamo trovato niente di troppo epico, insomma. E ti dicevo, fai finta che proprio lì alla fine della strada, lontanissimo, c'è Blastoise. Sì, sì. Così trovi la voglia di correre. No, tanto non lo troveremo e alla fine finisce che corro per nulla, guarda. Lo so. Sempre in questo modo. Trasferimento, sì. Squirtle più lui. Vedi? No, ragazzi, cioè, qua dobbiamo venire tutti i giorni. Facciamo la maratona di Pokémon Go qua. Veniamo. Allora, sì. Così si inizia a ragionare. Ok. Te lo dico, si inizia a ragionare. Aspetta, vedi, perché Squirtle vuole fare l'antipatico. Le mie richieste stanno iniziando ad essere esaudite, quindi Squirtle mi va già bene. Bello, è pure forte, giusto? No. No, l'ho visto arancione, mi sembrava forte. Ma sono sempre arancioni. Ah. È da 260 di potenza. Ne abbiamo uno, mi sta da 400, è scappato. Ecco qua. Abbiamo esultato troppo presto, e lui se n'è andato. Che antipatici che sono questi Pokémon. Allora, a te do una bella bacchina, che sei troppo bellino, io ti voglio. Io lo adoro, è troppo carino. Però quando lo evolvi è brutto. Lo so, è più bellino base. Esatto, ce ne teniamo uno base come mascotte. Vorrei avere anche dei pattini in questo momento. È vero? Sì, per andare un po' più veloce. Ma lo sai che adesso sono 50 più chilometri? Lo so, purtroppo, ecco. Neanche in bici, quindi è un po'... Aspetta, rirallentiamo perché stiamo andando talmente tanto avanti a furia di non catturarlo. Okay. Che poi magari ho fatto un eccellente. Bravo! Aspetta. Bravo. Aspetta, dai. Dai, uno, due, tre, ok. Andata? 200 di exp. Perfetto. Carini. Perfetto. Ciao, Stef23, se vuoi personalizzare il tuo Krabby. Nel complesso il tuo Krabby è sopra la media. Vedo che la statistica attacca il suo punto forte. Le sue statistiche sono piuttosto buone. Con questo ho concluso la mia analisi, a presto. Grazie. Grazie. Trasferisci. Okay. Aspetta, no, vieni qua perché siamo in mezzo ad una strada. Lo so, ma poi ci allontaniamo dai Pokémon. Lo so, però c'è... Ma non mi interessa. Allora, c'è un Venonat e un... evoluzione di Rattata, Raticate. Quindi un topo gigante. Ok. Venonat è carino, mi piace un sacco. Sì, e infatti carino. Ci stiamo anche avvicinando, credo, alle caramelle per evolverlo, lo sai? Buono, che non questo, l'abbiamo mai voluto, quindi sarebbe un nuovo Pokémon per il Pokédex, quindi lo accettiamo sempre volentieri. Direi sì, certo. Vediamo a quante siamo, che lo trasferisco pure, che tanto era scarsissimo. Siamo a... Pensavo fossimo messi meglio. 17 di 50. No, allora no. Oddio. E voglio andare a fare i giochi, allora, ma mi sembra che sia tutto chiuso. Tieniti forte. Oggi voglio dire... Dopo i Pokémon di fuoco. Io volevo dire una cosa. No. Dopo i Pokémon di fuoco, cosa può capitare? Un Pokémon elettro. Bravissima. No, c'è una mosca in faccia, che schifo. Che cosa? Non c'è ancora capitato mai nei dintorni in questo momento e probabilmente riusciremo a trovarlo. Electabuzz. Electabuzz? Sì. Dai, davvero? Sì. Guarda, dintorni. Oh mio Dio, tutto noi quello... non ce l'abbiamo proprio. Tutto quello che abbiamo visto nei dintorni siamo riusciti a trovarlo fino ad ora. Quindi fai da bravo, compari, lo so che non sei d'acqua ma non ce ne frega nulla. E no, prendiamolo. Lui sarebbe figo uguale, guarda. Però... non mi interesserebbe acqua o meno perché tanto Mamma non ce mia. L'abbiamo. Sentito vibrare, mi sono illuminata della Rattata. Sono arrabbiatissimo. Tu cosa volevi dire? Volevo dire che io volevo andare a fare i giochi là che ci sono, però sono chiusi. Uh-huh. E anche prima volevo comprarmi delle cose, ma Steph non mi vuole comprare nulla. Ma c'era non c'era nulla, non c'era neanche una bancarella. Ma magari un gelatino dopo te lo compro. Grazie. Se fai da brava però. Perché ho caldo, quindi. Facciamo così. Se cammini da... altri 4 km. No, allora no, grazie. Sicura? Preferisco fermarmi. Ma è buono il gelato. No, grazie. Te ne compro due. Per buttarmi in questa pozzanghera qui, guarda, per disperazione, sinceramente. Guarda, è un'offerta che... ma se saliamo in taxi? Li facciamo. Bella questa casa, bella. No, è un piano casa. Perfetto, perché noi qua in macchina non possiamo passare, ma i taxi sì. Sì, chi lo paga il taxi? Scusa, stiamo registrando. La sponsorizzazione, nominiamo il suo esatto taxi.
facciamo. Basta. Secondo me tira fuori una pistola e ci spara, guarda, te Ok, lo dico. 3 volte che vibra, la seconda era Sense Qua si Show. vede bene la spiaggia, nel mentre la faccio Ok, vedere. brava. Giusto per far vedere anche un po' di Eh no, mare. sì, in effetti. Beh, se no Pokémon Go facciamo al vedere. mare e stiamo andando in un cemento. Siamo noi nella strada, ovvio, quindi almeno un po' di mare No, ci si fa vabbè, ci vedere. piacerebbe andare un po' nella sabbia, però ci sono ordate di persone, quindi. No, dai, c'è troppa Oh gente. mio Dio, io sto pensando ad avere il ritorno in questo momento. Allora, possiamo Abbiamo un sapere passaggio. quanti chilometri dobbiamo fare guardando un pochettino le uova. Ok, più o Ok. meno dobbiamo fare 2 km in marcia indietro. Ok, ne abbiamo già fatto due. Mi lasci qua, vai a prendere la macchina e mi vai a riprendere. Eh sì, e poi mi arrestano. No, ti fermi tipo qui vicino e poi io Ah, ho arrivo, capito, capito? sì. Tu Non ho aspetta, paura. tu aspettami, eh. Prima o poi ti Ti prometto che torno. aspetto. Ok. Allora, un altro Pokéstop, l'Emerson, vedi, facciamo anche pubblicità al bar, adesso vai lì, chiedi un gelatino gratis. Oh, che chiusura di video, ragazzi! Pikachu da 241. Bellino, bellino Pikachu. Pika, pika! Bellino, dai, non male, E lo carinissimo. manco. Lo manchi. È Ok. E poi andato. c'è di nuovo il Mollusco. Vabbè, ce lo prendiamo, è lì, no? Sì, ma una volta che è lì, perché no? Ok, Pikachu Perché presa, avevo paura scappasse, ma no, l'abbiamo preso. Fammelo vedere che carino. Oh yes. no? Andata, andata, andata. 50 per evolverlo, pensavo un po' meno. Vabbè, credo che non lo evolveremo mai. Shellder, ecco, non mi veniva il nome, avevo capito qual era, ma non mi ricordavo più il Neanche io, nome. ero lì che cercavo di ricordarlo, ma. Esatto, proprio non mi veniva, non mi veniva. Allora, 1, Forte, 2, almeno? sì, 94. Wow. Proprio un campione. Vabbè, che ti devo dire, Dimmi dai, una dai. palestra che vuoi battere in tutta la città e ci andiamo con lui da solo e stende tutti. Spendiamo tutti. 6 di 50 anche per lui, che mi sa che l'evoluzione per lui è molto figa. Manca soltanto Squirtle all'appello, perché abbiamo trovato Charm. Ah no, vabbè, No, l'abbiamo trovato mancherebbe Squirtle. anche. L'abbiamo catturato? Ah No, no, è scappato. era scappato, sì, Giusto, hai giusto, ragione, giusto. hai Il ragione, caldo mi fa hai ragione. dimenticare. No, stiamo iniziando a Tu perdere pensavi che colpi. l'avessi preso. Col... Io pensavo che non l'avessimo direttamente Non è un buon trovato. segno il fatto che stiamo iniziando ad avere allucinazioni col caldo, io lo vorrei dire, non è Non lo un so, buon ragazzi, se segno. qualcuno è in diretta, chiamateci l'ambulanza che ci viene a Se prendere. oggi non esce video, siamo morti qua, ragazzi, mi Che dispiace. bellino questo Eh sì, posto. carino, la gelateria, sì. Gelateria addirittura. Sì, però chiusa, pre di notte. Ok, ragazzi, ci fermiamo così. Siamo arrivati quasi alla sesta, non ne posso più fino all'ospedale, è impossibile arrivarci. Sono Magari un'altra felicissimo, volta, è non lo davvero una so. figata. Non appena calmerà un pochettino il caldo, credo che qua verremo più spesso con Pokémon, anche Sì, perché. infatti, magari torneremo e andremo anche più lontani. Anziché Esatto. parcheggiare dall'altra parte, si parcheggia direttamente da Adel Ah, verso la brava, fine. Sì, bella idea. scusa, perché adesso volevamo fare le prime fermate, quindi abbiamo parcheggiato verso là. Invece, se si parcheggia da lì, alla fine ci sei, però magari quando smette almeno questo caldo Sì, torrido. esatto, Tanto perché. a settembre spero che il tempo un pochino si calmi, quindi Ma sarà un po' più non fattibile uscire. canterei vittoria, Vabbè però. che qui fa caldo fino a dicembre, però Esatto. In vabbè. ogni caso, comunque è fighissimo questo posto. Speriamo che arrivi davvero qualche aggiornamento del gioco in tempo breve. Noi adesso, come prossimi video, faremo appunto quello delle 9 uova per vedere se questa volta troviamo davvero Lapras o comunque qualcos'altro di raro come è andata bene Esatto. l'altra volta. E niente, ci fermiamo così. Ci vediamo domani, ragazzi. Ciao ciao! Ciao ciao!